pagina importante quest'oggi, che vede la Calabria protagonista alla 35esima edizione del Salone del Libro, con uno stand di oltre 200 metri quadri, accogliente, luminoso, confortevole, ma soprattutto culturalmente elevato, perché ha dato spazio ai tanti autori calabresi che andranno a narrare una Calabria con una storia plurimillenaria, culla della Magna Grecia, una Calabria che è raccontata anche attraverso i suoi ragazzi, i suoi studenti, perché la vera rivoluzione vogliamo che parta proprio dalla scuola. Saremo collegati da remoto tantissimi istituti scolastici che appunto assisteranno e parteciperanno interattivamente alle tante presentazioni che il nostro stand andrà ad ospitare, per cui avremo la possibilità di sensibilizzare i giovani alla lettura, disincentivando quell'analfabetismo di ritorno e quell'apatia che è legata proprio al non leggere, per cui c'è una pagina di Calabria importante che si respira qui a Torino. Vogliamo affidare proprio la nuova Calabria alla cultura, agli occhi di quegli autori che vanno a rappresentarla al meglio, che è legata proprio all'amore che accomuna tutti quanti noi calabresi e soprattutto appunto allo sguardo incantato dei nostri giovani. Penso sia doveroso partecipare ad un evento del genere, perché testimonia che la Calabria anche in questo settore c'è e ci deve essere, quindi il plauso va agli scrittori presenti e agli editori presenti che con grandi sforzi cercano e con passione di raccontare storie di Calabria e rappresentare la nostra regione. Io penso che anche in questo campo si possa e si deve fare di più. La media del 41% dei giovani che legge un libro, e la Calabria su questo è ancora indietro, quindi diciamo, è l'invito ai giovani anche con le nuove tecnologie di leggere e di studiare di più, perché conoscere il passato serve a programmare il futuro, e quindi penso che la cultura sia la svolta anche della nostra regione. Intanto io, intanto altro, e ci dipinge ancora questo, viene portato in giro per il mondo da un bel po'.